Vabbè signori, che ve lo dico a fare? Partita stratosferica l'avete vista sicuramente in TV, quindi non sto a farvi un riepilogo di qualcosa che probabilmente già conoscete. Però, visto che ho ancora un po' di minuti da fare a piedi prima che arrivi al B&B, provo a raccontarvi un pochino quello che ho visto in campo. Faccio il figlioletto. È stata un'esperienza veramente incredibile, perché comunque, non lo so, c'era una bellissima atmosfera in generale per l'evento, il fan village. Ho visto Sinner, era gentilissimo, si è prestato a fare autografi, a parlare con le persone. Insomma, tutto il contesto era veramente molto bello, quindi se dovete venire ve lo consiglio, insomma, sarà un'esperienza interessante. Se invece quest'anno non ci sarete, sicuramente pensateci per l'anno prossimo, perché si ripeterà un po' la stessa cosa ed è un'esperienza molto bella, diversa da quella per esempio di Roma. Detto questo, la partita di oggi, dunque io ho preso il serale, quindi col serale vedi due partite, il doppio delle 18:30 e poi il clou delle 21. Djokovic Tsitsipas, una finale slam fondamentalmente, e non ha disatteso le aspettative, perché comunque 6-4-7-6 è un punteggio di una partita tiratissima. Si è giocato tutto nel primo game quando Djokovic ha fatto il break, poi nel tie break fondamentalmente del secondo set troppi errori da parte di Tsitsipas. Qual è stato il problema? Il problema è che quest'anno ho visto altri top 10, Aliassim per esempio, così su due piedi lì a Roma mi viene in mente, cioè è un altro livello. Nole Djokovic, sinceramente io non l'avevo mai visto giocare prima, non ho visto Nadal, non ho visto Federer, quindi non posso fare un paragone. Domani vedrò Nadal e posso dire, ma sinceramente un giocatore così implacabile, forte, io non l'ho mai visto. Perché Tsitsipas tutto gli si può dire, ma non che abbia giocato male. C'è stato un problema, ha fatto una marea di stecche soprattutto sul rovescio ed era lì che Djokovic lo metteva in difficoltà. Gli mancava il tempo e quindi migliora ulteriormente la sua forma atletica per arrivare sempre in tempo col timing sulla palla, oppure deve cambiare racchetta e prendersi un piatto a 100, almeno la smette di steccare. Scherzi a parte, Djokovic ha giocato una partita veramente di livello eccezionale. E Mene l'ha detto, nella stratosfera, perché comunque ha sbagliato veramente poco. Nel quarto gioco del secondo set ha avuto palle break Tsitsipas e credo anche più avanti, ma è riuscito a recuperarle col servizio. Djokovic ha comandato il gioco, ha giocato moltissimo sulla diagonale del rovescio, quando serviva cambiava lungo linea, ha giocato molto sul rovescio di Tsitsipas e Tsitsipas non era così forte da questo punto di vista, e si è vista proprio la differenza, si è percepita l'inferiorità del rovescio a due mani versus il rovescio a una mano. Per quanto abbia fatto dei bellissimi rovesci a una mano con dei lungolini eccezionali, cioè non è che gli manchi questo fondamentale, però davanti a un giocatore come Djokovic non è più sufficiente giocare bene, servire bene. Signori, faceva delle battute incredibili, delle prime a 215, forse ha toccato anche 220. Una partita molto molto bella, molto equilibrata, certe palle corte, certi salvataggi anche di Djokovic, incredibile. Cioè io sinceramente non ho mai visto un livello così alto, me l'aspettavo, ma visto dal vivo è qualcosa di incredibile. Quindi che dirvi, domani altra grande partita, Nadal contro Aliassim. Rafa, vedendo la partita, intanto qua c'è molto traffico, stacco. Quindi eccomi qui, sono tornato nel B&B. Domani appunto ci sarà la partita di Nadal contro Aliassim e poi il serale Ruud contro Fritz. Quindi delle belle partite, sicuramente potrò mettere a confronto Nadal con Djokovic per esempio e vedere un po' il comportamento dei giocatori in campo. Abbiamo visto un Djokovic super in forma, un Nadal un po' spento. E che dire, vediamo un po' che succede. Domani vi racconterò. Adesso sono le 11:30, la partita è durata un'ora e mezza e passa, ci ho messo poco più di 20 minuti a piedi. Adesso riposerò un pochino e ci aggiorniamo prestissimo.